E ciao a tutti, mi state chiedendo di far vedere le funzioni di DaVinci Resolve 17. Io sto studiando e purtroppo non riesco a impegnarmi più di tanto perché sto anche lavorando, ma ho visto già diverse funzioni. Volevo farvi vedere solo questa che secondo me è incredibile. Vado a prendere una clip e vado a separare un pezzettino dove questa donna balla, ad esempio. Facciamo così, lasciamo pochi secondi tanto per farvi vedere come funziona questo sistema. Adesso mi sposto sulla pagina color, vado a attivare, noi qua abbiamo le maschere, vado a attivare quest'altra funzione di Magic Mask. Quindi mi posiziono all'inizio della clip con questa piccola pipetta, faccio un segno sul corpo. Vedete che qua abbiamo persona e poi abbiamo delle feature della persona che possono essere le braccia, il torso, i piedi, le gambe, i capelli. Come avete visto, la persona è stata riconosciuta, è evidenziata in rosso. Qui abbiamo la possibilità di attivare la maschera e quindi vederla, e come vedete è stata scontornata automaticamente. Possiamo invertire la maschera, lasciamola così, e adesso mettiamo in play e vedremo come segue questa maschera la persona, stile rotoscopy, soltanto che impiega un po' perché ovviamente deve farlo con l'intelligenza artificiale. Ecco, la funzione ha impiegato un paio di minuti. Qui vedete che come qualità abbiamo più veloce o migliore. E poi abbiamo anche diverse modalità, e poi abbiamo la possibilità di sfumare una volta che è stata fatta la maschera e quindi migliorare la nostra maschera. Abbiamo anche dei noise, diciamo, per andare a ripulire la nostra maschera. Cosa ci consente di fare questo effetto adesso? Ovviamente quello di mettere degli effetti, ad esempio esterni o interni. Se invertiamo la maschera, l'effetto andrà fuori. Proviamo ad esempio un zoom blur, eccolo qua. Vado a fare anche una color, così lo vedremo ancora meglio, e vado a spostare l'offset. Adesso ci spostiamo sulla edit. E ecco qua l'effetto, ad esempio questo effetto che ho ottenuto. Adesso è esagerato, quindi purtroppo esagerando vado a mettere in evidenza il contorno della figura, mentre con altri effetti non avrei ottenuto una cosa così. Poi potremmo anche fare come al solito, dove andiamo a invertire il nodo. Ecco, ad esempio ho messo una lens flare che andrà a interessare solo la donna, perché io l'ho messa sulla maschera rovescia. Ecco qua, questo vi fa capire. Ritorniamo in edit e voilà, e vedete che abbiamo ottenuto, si andrebbe benissimo per fare i video musicali, ma pensate cosa ci permette di fare un effetto del genere, dove viene riconosciuta appunto da sola la persona. Guardate qui, come vedete abbiamo braccia con la pelle esposta, vestiti, la parte sopra, la parte sotto, la faccia, i capelli, cappello, gambe, scarpe e il torso. Quindi probabilmente ha una intelligenza artificiale che va a riconoscere le persone. Ovviamente io ho usato questa cosa estrema dell'effetto, però potrebbe essere per fare una color solo controllare le luci all'interno della figura, all'esterno, eccetera, utilizzando appunto i controlli della color.
Vediamo se anche in questo caso ce la fa riconoscere qualcosa. Ad esempio, proviamo hair e andiamo a tracciare qualcosa. E come vedete li ha riconosciuti perfettamente e ora sta avanzando. C'ha un primo stadio dove c'è molto tempo che va a identificare la zona, probabilmente la parte di elaborazione, e dopo, come vedete, c'è un avanzamento in base a come la riconosce. Però vedete che la cosa è molto lenta, ma se pensate cosa sta facendo, è veramente eccezionale. Adesso ho colorato un po' i colori dei capelli di marroncino, avete visto infatti la differenza, e adesso ecco qua la clip a velocità normale. Andiamo a vedere la ragazza, eccola qua, la ragazza prima e la ragazza dopo con i suoi capelli rossi. Adesso io l'ho buttata là, non ho fatto proprio per evidenziarli, ma vedete che la maschera ha seguito perfettamente e riconosciuto i capelli. Che dire. Sapendo lavorare bene, perdendoci un po' di tempo, otteniamo delle cose veramente fantastiche. Io vi ringrazio per avermi seguito, poi man mano che crescerà anche il mio know-how, ve lo trasmetterò anche a voi. Grazie, intanto questo piccolo assaggio, ma andrò a farvi vedere tutte le novità. Ciao, grazie.